Che bello, ho appena finito tutto il video, ma mi sono dimenticato di fare l'intro, quindi eccoci qui. In pratica, ragazzi, in questo video vi spiego passo passo come fare una guida di NinjaBet. Quindi, oltre ad analizzare tutta la guida NinjaBet che è spiegata benissimo, ci sono io che la faccio con voi, quindi potete capire tutto. Se avete dubbi, poi fatemi sapere nei commenti o scrivetemi su Instagram. Quindi, andiamo allo schermo. Ah, e ricordati, prima di iniziare, un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo e iscriviti se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi video. Link a NinjaBet poi in descrizione. Eccoci su NinjaBet, la primissima cosa da fare è andare in offerte. Benvenuto. Una volta che scegliete il tipo di budget, il tipo di bonus, io ad esempio voglio fare questa, deposita 10, ricevi 5 più 5, quindi andiamo a visualizzarla. Una cosa importantissima è guardare questo riquadro. Il profitto è quello che andrete a realizzare, 4/5 più variabile. Quindi siete sicuri che fate 4/5 euro più un'incognita. La quota minima? Nessuna. Di solito alcuni siti chiedono magari quota minima 2, questo va a incidere solo sulle scommesse, ma vi dice comunque sotto nella guida come si fa. Il tipo di offerta, quindi scommetti euro, ricevi euro. Più andate avanti, più ci saranno scommetti euro, ricevi euro, rollover, multipla. Comunque poi ci sono le varie guide che appunto spiegano che cos'è il rollover, che cos'è la multipla, eccetera, eccetera. Io ho fatto questa, scommetti euro, ricevi euro, perché sono anche le prime con cui si inizia. Le tempistiche del bonus: 5 euro subito dopo il primo deposito, 5 euro così no dopo la convalida dei documenti. Quindi i documenti dobbiamo caricarli sempre, averli a portata di mano. Io mi sono fatto sia una foto che ho sempre sul computer, sia la carta d'identità che me la tengo sempre, oppure scrivetevela da qualche parte perché il numero della carta d'identità quando vi registrate ve lo chiederanno. Descrizione dell'offerta: registrati, effettua il primo deposito di 10 euro e ricevi 5 euro bonus sport più altri 5 euro bonus sul casinò dopo aver convalidato il conto gioco. Per registrarti, clicchi questo tasto Registrati e ti fanno vedere addirittura con screen e testi cosa devi fare. Registrati, non devi inserire nessun codice in questa sezione, quindi quando c'è promozioni, non... cioè a volte ti chiedono, ti dicono metti un codice e te lo dice NinjaBet, a volte no, quindi non serve. Poi attivazione completata, fantastico. Invia i documenti a supporto chiocciola, quindi questa mail fate copia e incolla poi nella vostra email. Io ho Gmail, poi comunque vediamo tutti i passaggi e inviamo lì i nostri documenti. Accedi quindi al conto gioco e seleziona il bonus Welcome Sport Bonus 2019. È comunque il bonus di questa guida solo per la parte indicata nella guida sfruttabile. Ok, depositiamo i 10 euro quando ce lo dicono loro, ovviamente, e ci dice di depositare i soldi anche se il conto non è verificato. In alcuni casi, in alcune guide, vi dicono aspettate che il conto sia verificato. In questo caso, anche se non è verificato, fa niente. Con PayPal il minimo deposito è di 20 euro. Subito dopo che abbiamo depositato, ci vengono accreditati 5 euro validi per le scommesse sportive. E una volta convalidato il conto, invece ci verrà accreditato il secondo bonus da 5 euro solo su Casinò e Casinò Live. È per questo che poi è variabile la vincita sul Casinò, cioè quella secondaria. I metodi di pagamento ti fanno addirittura vedere quali sono. Se abbiamo tranquillamente una Visa o una Mastercard, che sono le maggiori carte disponibili, possiamo caricare tranquillamente. Io di solito comunque guardo sempre prima tutta la guida, poi rifaccio da capo il passaggio, registrati, eccetera, eccetera. Trova la scommessa bonus. Una volta ricevuti i bonus da 5 euro sulle scommesse, quindi ci registriamo, depositiamo 10 euro, appena abbiamo 15 sul conto, quindi 5 euro bonus, apriamo lo smatcher. Lo smatcher ci farà fare la scommessa. Filtra per qualsiasi quota e liquidità minima di 5 euro, ok, quindi dopo vediamo come si fa. Piazziamo la scommessa, modalità bonus, 5 euro. Una volta ricevuto il bonus del casinò, invece, dopo che sono stati verificati i documenti, che di solito ci può impiegare da un giorno, 2 giorni, 3 giorni, solitamente sono questi i tempi, può essere che subito invece te lo verificano istantaneamente. Possiamo giocarlo su qualsiasi gioco del casinò, casinò live. Per riscuoterlo basta entrare in una slot con 5 euro, verrà usato in automatico il bonus per primo e giocare il bonus interamente una volta usando spin di importo minimo per massimizzare le probabilità di guadagno, quindi se ci sono da 10 centesimi facciamo tutte puntate da minime così che abbiamo più possibilità di vincere. Basterà fare 50 giri, ricordatevi, così che sprechiamo completamente il bonus, perché se fate 51 giri ad esempio e avete fatto una piccola vincita, sprecherete anche una parte del guadagno che poi potete prelevare. Quindi contate sempre tutti i giri che potete fare. Io a volte li conto con la mano, oppure se c'è lo spin automatico metto 50 giri e li fa in automatico. Trova la scommessa con il deposito. Apriamo lo smatcher e filtra per qualsiasi quota e liquidità minima di 10 euro, perché dobbiamo scommettere quindi quello che abbiamo depositato, i 10 euro. Piazziamo la scommessa, modalità normale, 10 euro nell'importo della puntata e poi banchiamo ovviamente su Betfair. Io
In questa guida userò Betfair, anche se prossimamente devo usare Betflag, perché su Betflag ho un po' di soldini e per prelevarli devo scommetterli. Però in questa guida, visto che Betfair è quello che usiamo principalmente, farò appunto tutto su Betfair, come facciamo sempre. Se invece vi serve proprio una guida su Betflag, perché è un altro exchange che useremo in alcuni casi dove Betfair non è disponibile per alcuni siti, appunto chiedetemelo nei commenti, così porto un video su Betflag, visto che l'ho utilizzato e è abbastanza normale. Puoi giocare subito i 5 euro che ti arriveranno al momento del deposito, in un secondo momento quelli della convalida quando arriveranno. Ok, una volta finita la guida io inizio. Registrazione Mercuswin. Eccoci qui, disattivate gli adblocker se li avete, perché appunto è meglio evitare, magari possono interferire con i bonus. Ricevi fino a 75 di benvenuto, maggiori informazioni, io non lo so, devo andare solo a registrarmi, quindi boom, registrati. E ora dobbiamo mettere tutti i nostri dati, username, poi alcuni dati ovviamente dovrò andare a censurarli. Poi controllate, in questo caso mi è uscito massimo 10 caratteri, io di solito metto magari Michael Pino come nome utente, in questo caso non potevo perché superava i 10 caratteri, quindi controllate sempre che vi esce la spunta. Limite settimanale, mettete il massimo, quindi fate 999 e è a posto, perché potrebbe interferire che magari dovete caricare altri soldi, non si sa, ci sono qualche problema e poi non potete, non ricevete il bonus, quindi mettete sempre il massimo. Io ho messo non so quanti soldi, milioni. Qui dove c'è carica i documenti adesso, fatelo, così evitate di farlo poi con l'email, quindi li carichiamo, io ce li ho sul computer. In alcuni casi, dipende dai siti, può essere che vi chiede sia fronte e sia retro separati, in altri invece vi chiede uno unico, quindi io mi sono fatto sia quello fronte retro, sia la foto unica dove poi li ho messi insieme. Controllate sempre le spunte se dovete mettere sì o no. Ok, per le promozioni io metto sempre email sì, infatti NinjaBet vi consiglia di usare un'email differente dalla vostra principale per i vari siti, così che se poi ci sono delle offerte di benvenuto o ricorrenti ve le mandano sulle mail e voi le avete sempre. SMS non mi vanno, chiamate nemmeno, però email mi fa piacere. Infatti qualche giorno fa ho ricevuto una da Better dove su un deposito di 50 euro mi rimborsavano il 25%. Fantastico. Anche in questi casi metto tutto sempre sulle mail, tanto non è la mia principale e so che mi arrivano email solo inerenti ai vari siti. Comunque controllate che sia tutto corretto, fate un doppio check e poi quando siamo pronti facciamo registrati. Attenzione, inserire il sesso, vedete, ho controllato male. Vedete, mi usciva questo errore e io qui non avevo visto maschio o femmina, quindi clicchiamo e ci siamo. Anche qui, limite di deposito troppo alto, quindi 9 miliardi di miliardi non si può. Complimenti, registrazione completata, ti abbiamo inviato un'email con il link per l'attivazione del tuo controllo. Controlla anche in spam. Fantastico, andiamo sulla nostra email. Eccola qui. Benvenuto, per completare clicca il link qui sotto. Ok. NinjaBet ci dice Welcome Bonus Sport 2019. Noi selezioniamo questo. Poi, dobbiamo depositare i 10 euro. Impostiamo il bonus che abbiamo scelto. Ok. Ricarica il tuo conto. Ricarichiamo, io ho Visa, mettiamo la cifra, io in questo caso 10 perché appunto ci dice di depositare 10 euro. Procedi, carta di credito, anche se di debito è uguale, io ce l'ho salvate. Una volta inserito facciamo paga. Procedura di ricarica effettuata con successo e abbiamo i nostri 10 euro sul conto. Una cosa che faccio sempre per sicurezza, anche se i documenti ce li hai chiesti già all'inizio, è come diceva NinjaBet, prendiamo l'email e inviamo i documenti richiesti. Ci chiedono copia del documento di identità e del codice fiscale, quindi li inviamo questi email per essere sicuri che appunto ci verificano l'identità. Torniamo sulle mail, scriviamo e in oggetto mettiamo verifica documenti e poi alleghiamo appunto i documenti che ci servono. Ok, una volta caricati gli allegati facciamo invia e aspettiamo appunto che ci vengano accreditati i bonus quando ci verificano l'account. Ci ha messo un paio di minuti e ora abbiamo i 15 euro, appunto, che questi sono i 5 euro di benvenuto appena depositiamo i 10 euro. All'inizio se non li vedete non impanicate, vi aspettate un paio di minuti e intanto fate quello che ho appena fatto, ovvero inviare i documenti alla mail. Abbiamo i 15 sul nostro conto, andiamo su NinjaBet e vediamo che cosa ci dice. Dopo aver depositato i 10 euro, appunto, trovare la scommessa bonus. Una volta ricevuti il bonus da 5 euro sulle scommesse, apri l'odds matcher di Mercuswin, apriamo l'odds matcher, eccoci qui, e filtra per qualsiasi quota e liquidità minima di 5 euro. Per filtrare c'è filtra, quote non ci interessa, liquidità minima 5, e applica. Una volta che ha caricato facciamo la X e tutte queste partite sono quelle che dovremo andare.
Questa qui che è col blocco è perché è superiore al 100% di rating e in questo caso dovrebbe essere SureBet o Trading Sportivo, che è un altro abbonamento di NinjaBet, ma non c'entra per ora col matched betting, lo vedremo più avanti sul canale, quindi iscrivetevi se ancora non lo siete. Una partita che possiamo fare, che è dal 20 alle 21, quindi oggi, stasera, Rblipsia, non so i nomi, scusate, contro Basak, non so i nomi, over 0.5, rating 97-91, e dobbiamo aprire il calcolatore, che è questo qua, questo qui, il calcolatore è questa, tipo calcolatrice. Dobbiamo andare in modalità bonus e scrivere 5 euro. 5 euro, che appunto è come dice NinjaBet. Aprire il calcolatore cliccando, inserire modalità BR che è bonus, inserisci 5, apri le quote su entrambi i siti, punta su Mercus Win e banca su Betfair. 5 euro, quota 1,1 e bancaria 1,3. Mercus Win dobbiamo cercare la partita adesso e vedere se la quota è giusta e andare su Betfair a vedere se è giusto. Per andare su Betfair clicchiamo semplicemente vai su Betfair, qui in nero. Ci apre Betfair, dobbiamo fare il login. Io ho l'autenticazione a due fattori, quindi mi arriva un codice sul cellulare perché ho un po' di soldini, diciamo. Perfetto, questa qui è la partita che dovremmo fare, dovremmo puntare e bancare 1,3. Vediamo se c'è 1,3, quindi quello che dobbiamo fare è cliccare su 1,03, se è diverso lo andiamo a cambiare qui dentro. 5,15 dovremmo bancare, quindi punta scommessa. 5,15. Prima di cliccare scommessa però dobbiamo farla sull'altro sito, ovvero quota 1,01. Per andare a cercarla, in alcuni siti c'è il cerca, in altri no, quindi andiamo a vedere. Rblipsia, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiama. Comunque possiamo fare semplicemente copia. Rblipsia, vediamo se si cercano qui le partite. Non si cercano qui. Quindi chiudiamo. Se non la trovate, andate a cercare un po' le informazioni. Vedete che si tratta di UEFA Champions League questa partita, quindi andiamo su calcio, nel sito, calcio, la Champions, penso sia Europa, campionato europeo, Champions League. Champions League, andiamo a vedere martedì 20, quelle che si giocano oggi, e troviamo Lipsia Istanbulberg delle 21, dovrebbe essere proprio questa qui. Quindi Lipsia Istanbul, andiamo a controllare, Lipsia Basaksehir, io non so veramente le squadre, Basaksehir, Lipsia, e dobbiamo puntare su over 0.5. Ok, in questo caso, visto che io personalmente sono un po' ignorante e tutto, quindi può starci, non trovo over 0.5 ma solo da 1,5 in su. Può essere che ce l'ho sotto gli occhi ma non lo vedo, quindi questa partita per me possiamo anche non farla. Quindi andiamo su quella sotto, questa si chiama under 5,5. Possiamo fare questa, oppure addirittura se non vogliamo fare over o under, che magari non li troviamo, ma adesso proviamo, possiamo fare addirittura quella dove c'è il nome. Lì si punta solo sulla squadra, quindi è molto più semplice. Under 5,5, Northam, Swindon e quello che è. Comunque è una partita di English League. Per andare su Betfair clicchiamo vai su Betfair, l'altro lo chiudiamo perché non ci serve più. Bonus 5 euro, mettete sempre le cose giuste. Quota 1,3 e 1,5. 5,15 da bancare su Betfair, quindi Betfair 5,15 a quota 1,5 se non erro, adesso andiamo a controllare, a quota 1,5. Mentre sul sito Mercus Win dobbiamo puntare a 1,03 5 euro, quindi andiamo a cercarcela, calcio Inghilterra perché English League ed è League One, quindi League One. È una partita di quando? Di stasera alle 8,45, sto registrando il 20 quindi stasera. E andiamo a cercarci Northampton Swindon. Eccola qui. Cerchiamo alle 8,45. Clicchiamo. Dobbiamo fare under 5,5 a quota 1,3. Under 5,5 a quota 1,3. Qui dobbiamo mettere importo giocato 5 euro. Vincita base 5,15. Quota totale 1,03. Vincita totale 5,15. Ok. Facciamo scommetti. Completata con successo. E ora banchiamo. Scommetti. Conferma la scommessa. Scommesse abbinate, fantastico. Quando c'è scritto questo, perfetto, se esce non abbinata, qui sotto clicchiamo bancata non abbinata e inseriamo i dati. Quanto abbiamo abbinato, la nuova quota, ma comunque farò un tutorial a parte su quello. Per andare a vedere se è abbinata con successo, come facciamo a vederla? Conto personale su Betfair, conto personale, attività scommesse, scommesse exchange, aperte e abbinate, ed eccola qui. Oggi di responsabilità abbiamo solo 0,26 centesimi, quindi se noi dovessimo perdere qui abbiamo solo 26 centesimi, se invece andiamo a vincere qui vinciamo 5,15 e i nostri 26 ritornano.
Dall'altra parte invece, visto che sono 5 euro bonus, andiamo a vedere se qui il mio conto, saldo e movimenti, eccola qua. Visualizza ticket, questa è la scommessa di oggi, quota fissa. Se vinciamo su questo sito abbiamo 5,15 che possiamo prelevare e quindi perdiamo solo 26 centesimi. Il nostro profitto sarebbe di 4,80 euro. Nel caso contrario invece vinciamo 5,15 di qui e perdiamo i 5 bonus da questa parte, ma essendo soldi non nostri abbiamo 5 euro circa di profitto da entrambe le parti, o da una parte o dall'altra i soldi ce li portiamo a casa. Ed è per questo che è matched betting, perché sono soldi calcolati, cioè noi non andiamo a perdere, non succede niente. Quindi questa la possiamo chiudere. Adesso abbiamo i 10 euro e dobbiamo aspettare i 5 euro del bonus casino. Betfair possiamo anche chiuderlo, lasciarlo aperto come volete. La partita potete non guardarla, potete guardarla, potete fare quello che volete, a voi non importa, potete fare altro nel frattempo. Quando finirà andrete a vedere il risultato e in base a quello che finisce e vince dei soldi. Se volete segnarvi il profitto per quanto riguarda NinjaBet e vedere nel PT qui in alto, io non lo segno perché preferisco sul quadernino, fate aggiungi PT, nella nota scrivete bonus Marcus e fate salva. Poi quando è finita cliccate qui in alto dove ci sono i vostri soldi, quella di Marcus, fate apri, completata, e scrivete quanto avete guadagnato, se avete vinto sul sito o se avete vinto su Betfair. Io comunque non uso questo metodo perché non mi piace particolarmente, all'inizio dicevo ci sta, poi era per me una perdita di tempo, mi trovo bene sul mio quadernino a scrivere le cose a mano. Ok, una volta ricevuto il bonus della convalida, quindi giocheremo il bonus sul casinò. Intanto, visto che aspettiamo, possiamo fare la scommessa con il deposito. Apriamo di nuovo lo smatcher, quindi di qui lo chiudiamo, e mettiamo quota 10 euro. La quota non ci interessa, quindi liquidità minima 10 euro. Facciamo di nuovo filtra, liquidità 10 euro, applica. Una volta fatto questo possiamo fare praticamente la stessa partita di nuovo, quindi sappiamo che entrambi, che stasera ce l'abbiamo finita praticamente, e io farei anche la stessa. Anzi, queste qui sono più troppo avanti, ci sono del 21, del 24, non voglio aspettare troppo visto che dobbiamo fare il video e farlo uscire in fretta, quindi facciamo la stessa. Apriamo di nuovo il calcolatore, mettiamo modalità normale, 10 euro. Ed ecco la perdita potenziale che avrete, 21 centesimi, ma su un 5 euro/4 di profitto, quindi andate poi in profitto ovviamente. Andiamo su, vai su Betfair, l'altro lo chiudiamo, e sappiamo che qui dobbiamo bancare 10,30 euro a quota 1,05, la responsabilità sarà di 52 centesimi, i soldi che andiamo a mettere, che possiamo perdere come non perdere, ma sono 52 centesimi. 10,30 euro, quota 1,05, quota 1,05, facciamo incolla. Prima di scommettere ovviamente andiamo sul sito a vedere la partita. English League, torniamo su scommesse, calcio, Inghilterra, League One, e di nuovo la stessa partita che dovrebbe essere Northampton-Swindon, o come si chiamano loro, Northampton-Swindon alle 20.45, controlliamo che sia 20.45 e infatti è 20.10.20.20.45. Dobbiamo puntare sul under 5,5 a quota 1,3, under 5,5 a quota 1,3, e qui dobbiamo mettere 10 euro. Fate le cose separate, quindi prima scommettete una su una, poi sull'altra, perché altrimenti poi diventa una multipla o qualcosa del genere, quindi lasciate perdere prima di fare una doppia schedina, fatene una singola, se è la stessa partita pace, ma comunque dipende dai vari siti, dai vari bonus, da quello che vi chiedono. Comunque 10 euro, facciamo scommetti, la scommessa è fatta. Andiamo anche qui, facciamo scommetti, conferma scommesse, scommesse abbinate, perfetto. Conto personale per controllare, conto personale, attività scommesse, scommesse exchange, aperte e abbinate. Ne abbiamo due uguali perché una è col bonus da 5 euro, una è con la puntata con i soldi veri dei 10 euro. Questo serve perché solitamente sui vari siti se depositiamo dei soldi dobbiamo prima scommetterli per poi prelevarli, e non è che li perdiamo perché o li vinciamo da una parte o li vinciamo dall'altra e poi li possiamo prelevare. Attenzione ragazzi, perché sul conto ho 5 euro, sono andato a vedere e mi dice Casino Games 5 euro, quindi procediamo con il bonus casino. Mi hanno già verificato l'account mentre ho fatto le altre scommesse, quindi fantastico, facciamo tutto insieme senza dover registrare il video in più spezzoni. Qui mettiamo nel PT per sicurezza, per farvi vedere a voi, mettiamo normale Marcus, ma io tanto non le utilizzo più queste cose. Normale Marcus, fantastico, aspettiamo che carica e chiudiamo lo smatcher perché non ci serve più.
giocare il bonus casinò. Una volta ricevuto il bonus della convalida dei documenti potrai giocarlo su qualsiasi gioco del casinò o casinò live. Per riscuoterlo basterà quindi entrare in una slot qualsiasi con 5 euro. Verrà usato in automatico il bonus per prima e giocare il bonus interamente una volta usando spin di importo minimo per massimizzare le perdite di guadagno. Se la slot scelta ha spin minimi da 10 centesimi basterà fare 50 giri da 10. Perfetto per riscuotere il bonus da 5 euro. Le scommesse qui poi le abbiamo già fatte, quindi andiamo in casinò, live casinò o casinò. Andiamo in casinò, non ci interessa. E andiamo nei più popolari. Una roulotte, roulette, come si chiamano loro. Starbust, perché forse l'ho già usata da qualche parte. Però alla fine sono tutte uguali, ragazzi. Aspettiamo che carica e dobbiamo entrare con 5 euro. Starbust, gioca. Importo, 5 euro, gioca. Fantastico, siamo dentro Starbust. Sta caricando, mettiamo nella slot la cifra minima, quindi per le puntate. Continua. Qui c'è scritto puntata minima 2 euro, quindi prima di iniziare, attenzione. Questo qui non mi piace neanche tanto in realtà, però vabbè. Valore gettoni, vediamo se lo abbassiamo. Puntata diventa di 10. Gioco automatico di 50 e basta. Fa tutto in automatico, quindi semplicemente lo guardiamo, intanto chiacchieriamo. Quando saranno finite, quindi noi dobbiamo uscire e se abbiamo delle vincite le preleviamo. Può essere che abbiamo perso tutto perché vabbè è un bonus di 5 euro nel casinò. Per ora forse abbiamo vinto 10 centesimi, forse vedremo dopo alla fine. Queste combo non so neanche come vadano a funzionare perché non le ho mai capite più di tanto. Comunque noi facciamo le nostre puntate e alla fine quello che ci rimane ce lo possiamo prelevare. Per ora aspettiamo. Non vi consiglio comunque di fare le cavolate, tipo è un bonus e quindi continuo a giocarlo. Cioè continui a fare profitti, lo gioco per fare sempre più soldi, perché alla fine è gioco d'azzardo in questo caso. Quindi diventa, non lo so, potreste perderlo tutto il bonus. E quindi quei pochi euro che vi guadagnate dal bonus li perdete e non ne vale neanche la pena, perché non state più facendo match at betting, state facendo gioco d'azzardo. Per ora stanno uscendo combo, cose un po' strane. Tanto noi per ora ci facciamo i cavoli nostri. Stiamo vincendo anche forse parecchi soldini, può essere, perché vedo che siamo a più di 5 euro e mi mancano meno di 35 giocate. Fantastico, voi non fatevi prendere dalla mano tipo queste cose, wow, sta facendo soldi, quindi continuiamo. Poi mettete la vostra, vi dice 50 puntate, 50 giri da 10 centesimi, ne fate quelli, il resto sono soldi che guadagnate voi. Può essere che ne guadagnate 0, 10, 1, quello che capita. Abbiamo ancora 30 giri, lo vedete in basso a sinistra. Ok, abbiamo finito, mi sono messo a fare una storia nel frattempo e abbiamo fatto quindi 3,79 puliti che possiamo prelevare. Facciamo termina qui in basso, aspettiamo che carica e vediamo se appunto nel conto appunto abbiamo 3,79 che possiamo prelevare. Io aspetto che finiscano le altre partite, quindi ci sarà più o meno uno stacco, perché appunto le partite sono stasera. Quando finiranno o domani mattina, vediamo quando ho tempo, registro, così vi faccio uscire il video il prima possibile. E se i soldi sono su Mercuswin li prenotiamo, li ritiriamo da qui. Se sono su Betfair li preleviamo da lì. Comunque il nostro profitto ce lo siamo fatti, quindi circa 5 euro di bonus più 3,79 euro da casinò, quindi per ora circa 8 euro. Ci abbiamo messo un bel po', ma è anche perché ho dovuto spiegare tutto a voi, fare passo passo con voi le cose, quindi ci ho messo un bel po' di tempo, altrimenti ci metto veramente meno della metà del tempo, però era una bella guida, quindi ci sta. Ragazzi, rieccoci, abbiamo il nostro bonus, siamo a 19,24 di saldo sul sito, perché appunto la partita l'abbiamo vinta sul sito e persa su Betfair. Mi prendo il mio quadernino perché mi sono segnato le cose, siamo al giorno 2 quindi. Quindi su Betfair abbiamo perso 52 centesimi e 26 centesimi. Su questo sito sto vedendo che non possiamo prelevare tutto, ma solo cifra tonda, quindi non possiamo prelevare i 24 centesimi, quindi togliamo anche quelli. E siamo a 19, contando il fatto che abbiamo depositato solo 10 euro, il resto è tutto bonus, abbiamo un profitto di 8,22 euro. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, ok, ma è una guida introduttiva per farvi capire. Io potevo benissimo fare in questo video un bonus da 100 euro, metterci lo stesso tempo a spiegarvelo e guadagnavo comunque 100 euro, per esempio. Comunque vi ho fatto una guida chiarissima, penso, abbastanza chiara, in modo che tutti potete fare queste cose. Ovviamente mettete i vostri dati per la carta, prelevate i soldi e il gioco è fatto. Per qualsiasi dubbio fatemi sapere nei commenti. I pochi centesimi che vi rimangono, se superano i 10 centesimi, quello che potete fare se non volete perderli e basta, provateli a giocare nel casinò a puntata minima 10 centesimi, che se vi va bene, per fortuna ovviamente,
potete magari arrivare a un euro per elevare anche quell'euro e così via. Però solitamente i pochi centesimi che vi rimangono o vanno persi, appunto al casino se li giocate, oppure se vi va bene comunque magari riuscite a fare un euro in più. Per il video di oggi è tutto, veramente lungo, ci ho messo un sacco, siamo 2 giorni di registrazione perché appunto la partita è finita ieri sera, oggi è il 21 quando sto registrando. Lascia un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube perché mi faresti un grandissimo piacere, iscriviti se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!